Preoccupazione per Otto Melara per una mancata commessa manifestazione di solidarietà dal mondo politico. Il PD rischia un grosso danno, così il commissario Ermini al salotto del signor Rossi. Domani tenterà di ricucire la giunta. 5 Terre Metropolitana Leggera, il TAR boccia la richiesta di sospensiva delle associazioni. San Giuseppe, meno 24 ore alla festa più amata dagli spezzini, condita dal palio e dalla minifesta della marineria. In 2000 a Chiavari per il derby del Bracco di Carlo sarà una partita bella ed emozionante da vivere. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca. 9 colpi in un anno e mezzo circa. Ora dovrà scontare, oltre ai 3 anni di carcere, pagare un'ammenda di diverse centinaia di euro. La specialità del ladro seriale, finito in manette, uno spezzino di 53 anni, erano il furto di prosciutti, cerotti e siringhe. Non solo, dal 2014 si era destreggiato anche nei furti in garage, prediligendo poi le attività commerciali. In particolare si era macchiato di un furto di 10 kg tra prosciutto e speck e in un paio di parafarmacie di cerotti e siringhe. I carabinieri non lo hanno mai perso d'occhio e dopo una raffica di denunce e provvedimenti in sinergia con la procura è arrivato quello restrittivo che il 53enne sconterà ai domiciliari. Cambiamo argomento, preoccupazione per i dipendenti di Otto Melara per la mancata commessa dei 34 VBM, tanto che la questione finirà in consiglio regionale con ordine del giorno che ha come primi firmatari i consiglieri della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle della Spezia. La richiesta è che la produzione possa essere diversificata, ce ne parla Laura Evani. Difendere l'occupazione nello stabilimento spezzino Otto Melara dopo il mancato arrivo di una commessa da 34 VBM, i veicoli blindati medi ad uso militare. È l'obiettivo di un ordine del giorno congiunto firmato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord che sarà presentato nel prossimo Consiglio regionale. Intanto mercoledì se ne parlerà in una opportuna commissione a Genova. L'ordine del giorno ha come primi firmatari i consiglieri spezzini Stefania Pucciarelli del Carroccio e Francesco Battistini per i Grillini. La commessa sarebbe stata completata per buona parte, riferiscono fonti sindacali. Sono 18 i mezzi VBM pronti. Ma riferiscono anche che per il mancato anticipo finanziario l'azienda si trova per la prima volta in condizioni di cash flow negativo. Se non verrà completata l'intera brigata, si creerà poi un problema di scarico di lavoro per la linea terrestre dello stabilimento spezzino. I sindacati non escludono la mobilitazione. Dal punto di vista occupazionale, il territorio della Spezia dipende molto da Otto Melara e dalle aziende dell'indotto, ha detto la consigliere Pucciarelli. Chiederemo che il Presidente e la Giunta si facciano portavoce presso la dirigenza Finmeccanica e i ministeri di proporre una diversificazione delle linee produttive in chiave di alta tecnologia civile. Pucciarelli e Battistini hanno in mente l'attuale capacità di operare nel settore biomedicale e robotico e l'esperienza che Otto Melara ha fatto negli anni 80 e 90 nel settore delle energie rinnovabili. Abbiamo deciso di schierarci a fianco dei lavoratori di Otto Melara che vedono minacciato, aggiunge Battistini, in questo momento il loro posto di lavoro e il loro futuro. E sul documento condiviso il consigliere precisa, non si tratta di un'alleanza politica. Presidio molto partecipato questa mattina di fronte agli uffici della ABC al casello di Santo Stefano Magra durante lo sciopero di 8 ore, indetto a causa del mancato incontro con l'azienda e la forte preoccupazione per l'avvicinarsi della scadenza della cassa integrazione straordinaria con il rischio di ulteriori licenziamenti. Parliamo di politica. Il salotto del signor Rossi di domani sera alle 21.30 si occuperà della crisi del PD in comune alla Spezia. Abbiamo sentito il commissario del PD Ligure, l'onorevole Davide Ermini, che domani incontrerà il sindaco e gli assessori che sono ormai fuori dalla giunta per cercare di ricompattare. Sentiamo.
parliamo naturalmente del Partito Democratico della Spezia, della crisi del Partito Democratico all'interno del Comune della Spezia. Tre gli assessori che hanno rassegnato le dimissioni a seguito della messa alla porta di Stretti. Ma qual è la strategia che metterà in campo per cercare di ricompattare il gruppo? E secondo lei è ancora possibile ricompattare questo gruppo? Ma più che possibile mi sembra necessario. Mi sembra necessario prima di tutto per i cittadini della Spezia e in secondo anche per il Partito Democratico, nel quale tutti, mi immagino, di cui tutti facciano parte, che cui tutti, insomma, tutti credano. L'incidente di percorso c'è stato, adesso io domani incontrerò sia il sindaco e poi successivamente anche gli assessori dimissionari. Io utilizzerò sostanzialmente principalmente il buon senso. Vediamo che attraverso il buon senso, la politica, la pazienza e anche un po' di recupero di serenità, vediamo di superare questa fase. Ci sarà una carta in particolare che giocherà? È stato chiamato in causa anche il ministro Orlando in questi giorni, ma insomma non è andato a buon fine il suo intervento. No, il ministro Orlando sì, in effetti cercò anche lui di evitare, ha cercato di evitare questo passaggio traumatico, anche perché vede in politica l'importante è sempre quello di la cosa importante è sempre quella di lasciarsi aperta una strada, una via d'uscita. Io lo dico per tutti, da qualsiasi parte ci si guardi, infilarsi in vicoli ciechi è sempre un errore in politica. Quindi io penso che con un po' di buonsenso la strada si possa trovare. Ecco, nella peggiore delle ipotesi, invece, un eventuale commissariamento del comune. Ma io non vedo come si possa arrivare al commissariamento del comune. Il commissariamento del comune vorrebbe dire che il sindaco si dimette o che dei consiglieri della maggioranza escono dalla maggioranza. Quindi non credo che sia questo una prospettiva che ci possa essere, anche perché insomma, votare contro un sindaco eletto per il PD dai cittadini insomma, la riterrei una cosa molto grave. Cambiamo argomento e spostiamoci alle Cinque Terre, perché il TAR della Liguria respinge la richiesta di sospensiva presentata da alcune associazioni contro l'avvio del servizio della cosiddetta metropolitana leggera nelle Cinque Terre. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, che commentano: il giudice ci ha dato ragione e ha riconosciuto la bontà della nostra scelta finalizzata alla sicurezza del servizio ferroviario ai viaggiatori e ai pendolari su medie e lunghe percorrenze e ovviamente ai turisti delle Cinque Terre. Nella sentenza del TAR si esclude il danno grave e irreparabile e si rileva che nel bilanciamento degli interessi appaiono sicuramente prevalenti le esigenze pubbliche sottese al miglior soddisfacimento, anche in termini di sicurezza, della forte domanda di mobilità per finalità turistiche del territorio, cui intende dare risposta il nuovo servizio di metropolitana leggera. Il prossimo fine settimana partirà il nuovo servizio tra Levento e La Spezia tra le 8.35 e le 19.35, tra La Spezia e Levanto dalle 7.55 e le 18.55, dichiara l'assessore Berrino. Dopo tante polemiche, in gran parte infondate, strumentalizzate anche sul piano politico, in un'ottica disfattista che non tiene conto di un ragionamento più ampio di offerta trasportistica sul territorio regionale, prosegue l'assessore, auspichiamo che si possa finalmente iniziare a fare sistema per una sempre migliore fruizione delle bellezze delle Cinque Terre per i turisti e nel pieno rispetto di residenti e pendolari. Così conclude l'assessore. E in merito ai trasporti non solo delle Cinque Terre, ma soprattutto per un'altra notizia arrivata in giornata, cioè le dimissioni del presidente dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico Daniele Enotarpi, intervengono Raffaella Paita e Luca Garibaldi del PD. In regione. La situazione dei trasporti liguri è disastrosa, dicono.
insomma, come proprio hanno detto Paite e Garibaldi, insomma, dopo che hanno saputo delle dimissioni, di queste dimissioni. Dimissioni, scrivono i consiglieri del PD, che vengono rassegnate per insanabili divergenze con la stessa giunta Toti e che dimostrano che, se ce ne fosse ancora bisogno, l'incapacità totale del centrodestra nell'affrontare il nodo dei trasporti. A 10 mesi dalle elezioni, l'amministrazione Toti non si è ancora rivelato quali progetti abbia sul TPL. La giunta comunale di Sarzana ha approvato i lavori inerenti alla realizzazione di una controsoffittatura contenitiva di tutto il plesso della Bradia, dove, come noto, lo scorso dicembre è stato necessario intervenire con la rimozione del vecchio intonaco ormai ammalorato. Le opere verranno realizzate durante la prossima estate, onde evitare disagi all'attività didattica, e costeranno all'incirca 58.000 euro. La gara per l'affidamento dei lavori verrà pubblicata nelle prossime settimane. Nel frattempo vanno avanti le verifiche nel plesso della scuola materna Lalli. Le analisi sui solai della Lalli si inseriscono all'interno di un programma di interventi in un corso che riguarda le ispezioni termografiche nelle scuole di Santa Caterina, Sarzanello e il Nido di Tendola. Cambiamo decisamente argomento: è tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe, che da domani mattina aprirà i battenti per 3 giorni all'insegna della tradizione e all'insegna degli eventi. Facciamo un breve riepilogo delle cose da non perdere nel servizio di Selene Ricco con le immagini di Davide Morina. Domani aprirà i battenti la Fiera di San Giuseppe, un'occasione importante per promuovere la città, sempre più, diciamo, una città con una vocazione turistica. Sì, diciamo che l'occasione di domani è un'occasione importante. I nostri uffici ci stanno dando informazioni che la fiera è una fiera seguitissima, attesissima, non soltanto dagli spezzini, che pure la aspettano con fervore, ma anche da moltissimi cittadini che vengono da fuori provincia, da moltissime persone che addirittura vengono da fuori Italia. Abbiamo telefonate dalla Francia che ci chiedono informazioni per venire alla Fiera di San Giuseppe. Quindi è un'occasione certamente per il turismo, è un'occasione per i nostri albergatori, è un'occasione per la città per mostrarsi, no, come davvero elemento formidabile per attrarre consumatori, persone e turisti da un'area vasta. Ecco, sono tanti gli eventi che faranno da cornice quest'anno alla Fiera di San Giuseppe, forse anche proprio per questo motivo c'è la possibilità di battere, diciamo, il record di visitatori. Sì, noi speriamo di poter davvero arrivare a un record di presenze alla fiera, anche perché le giornate sono ottime e belle, quindi aiuteranno sicuramente. Abbiamo promosso tantissimo la fiera in questi giorni che ci precedevano all'inizio, e l'abbiamo corredata davvero di tutto quello che è possibile. Pensate alla passeggiata Morina, avremo le navi a vela della Marina Militare, a partire dalla Corsaro 2, che potranno fare anche delle escursioni con chi si prenota, gruppi da 15 persone. Avremo un'altra imbarcazione a vela della Saionara che potranno fare delle escursioni con i ragazzi dell'ANFAS, con l'Istituto Tecnico Nautico. Insomma, avremo anche i laboratori e le piccole scuole della marineria, veramente delle cose affascinanti e intriganti. Poi avremo il Museo Tecnico Navale con una mostra sulla subacquea, e poi avremo la Notte Bianca. La Notte Bianca quest'anno sarà veramente eccezionale: piazze imbandite, colorate, piazze tutte accese da musica live, DJ set, concerti, musei aperti dalle 21 alle 24, insomma una grande festa che possa salutare la primavera, possa accendere una stagione anche commerciale importante, ma che possa anche davvero coniugare la nostra città con questa nuova vocazione che è il turismo.
14esima edizione del Trofeo di San Giuseppe, il primo appuntamento remiero del 2016, nonché il preludio all'inizio di una nuova stagione remiera. Domenica 20 marzo scenderanno in mare alle 10.30 8 equipaggi femminili, alle 11.15 sarà la volta degli junior alle Sagole 11 armi e alle 12 la sfida delle 13 imbarcazioni senior. Vediamo il servizio di Selene Ricco e Davide Morina. Così come è stato per il palio di Natale, anche la gara di San Giuseppe, giunta alla 14esima edizione, si appresta a diventare un appuntamento ufficiale. La sfida, che rappresenta il preludio all'inizio di una nuova e avvincente stagione remiera, sarà infatti disciplinata come tutte le prepalio, senza sconti al regolamento. Domenica 20 marzo scenderanno in mare alle 10.30 8 equipaggi femminili, alle 11.15 sarà la volta degli junior, alle Sagole 11 armi e alle 12 la sfida delle 13 imbarcazioni senior. Da quest'anno anche queste due gare sono diventate gare ufficiali, non promozionali, quindi assumono ancora più importanza. Questo si era già visto nelle altre edizioni, perché comunque gli equipaggi appunto arrivavano a questo traguardo già preparate. Abbiamo ritenuto proprio per quello di metterle come gare ufficiali, per dare veramente un senso anche a questo Trofeo di San Giuseppe, che appunto, essendo la 14esima edizione, prende sempre più importanza. Non più quindi un appuntamento folcloristico e goliardico, ma una gara vera e propria dove lo spirito agonistico e la competizione si faranno sentire. Spesso si pensa che questi trofei siano poco indicativi, ma la storia recente insegna come grazie a questi test sia già possibile intuire quali saranno i protagonisti dell'estate. A dicembre a imporsi era stato il CRDD tra le donne e il Marola negli junior e nei senior. Il tutto avverrà nell'ambito delle festività patronali e la gara è stata inserita proprio tra gli appuntamenti ufficiali che faranno da cornice all'attesissima fiera di San Giuseppe, che ogni anno porta in città oltre 200.000 visitatori. Un'occasione quindi per promuovere il palio, nell'auspicio che oltre ai diretti interessati possano essere in molti i curiosi che oltre alle bancarelle si fermeranno anche lungo passeggiata Morin o Molo Italia per assistere alle regate. Durante i tre giorni della Fiera di San Giuseppe, la CGIL Spezzina sarà presente con un presidio informativo in piazza Beverini dalle 10 alle 18, in cui saranno forniti ai cittadini informazioni sulla Carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, si legge in una nota, una raccolta di norme destinata a tutto il mondo del lavoro subordinato e autonomo. Anche alla Spezia, giornate Primavera del Fai, l'evento è al Museo dei Trasporti delle Ferrovie dello Stato ed è considerato uno dei più importanti a livello nazionale. Nella graduatoria di interesse è situato al quarto posto su 900 eventi programmati. L'inaugurazione è sabato 20 alle 12. Sentiamo qualche particolare nella nostra intervista. Siamo in addirittura d'arrivo, tanta fatica ma anche tanta soddisfazione. Sabato e domenica un grande evento del FAI alla Spezia. Sì, giornate FAI di primavera, 19 e 20 di marzo in tutta Italia, grande evento nazionale. Quest'anno la delegazione FAI della Spezia apre il deposito rotabili storici e il Museo Nazionale dei Trasporti. Una scelta mirata a far conoscere il nostro territorio anche attraverso questo punto di vista. Un sito che raccoglie moltissime testimonianze antiche del nostro passato e che testimoniano anche quello che è stato l'evoluzione del sistema di trasporti. Ci saranno moltissime cose interessanti da vedere, a cominciare dal treno del Presidente della Repubblica che verrà appositamente per noi, un treno con cui è stata iniziata la guerra in Libia, un altro treno che ha segnato l'inizio dell'invasione della Polonia, il treno che portava coloro che andavano a lavorare da San Bartolomeo fin dentro l'arsenale, quindi dentro la città chiusa, e ancora le littorine del periodo fascista e tante altre cose, curiosità come un treno detto Sogliola, ma ci sarà una carrozza vagone ristorante antica sulla quale nella giornata del 20 i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Casino
paesini insieme con i loro insegnanti daranno bella prova di quello che sanno fare, cimentandosi con un pranzo storico, ovviamente su prenotazione. Abbiamo parlato di prenotazione per il pranzo, dove prenotare? Sì, la prenotazione per il pranzo, che è un pranzo appunto dicevo storico, va fatta sulla mail barbarasussi@libero.it. Si capisce come mai su 900 eventi organizzati dal FAI questo di Spezia rientra tra i primi 4 più importanti. Esatto. Dove sarà? Come si fa per raggiungerlo? Sì, dunque siamo al 4° posto tra le super chicche nazionali su 900 siti per interesse, quindi credo che susciteremo sicuramente, come dire, la curiosità di chi verrà. Chi viene? Dunque, ovviamente chi è di Spezia basta che venga vicino alle terrazze, esattamente in via Fontevivo 52, deposito rotabili storici. Ci si può arrivare con la macchina, vicino c'è il parcheggio delle terrazze, il parcheggio nuovo che verrà fatto tra le terrazze e i vigili del fuoco, il parcheggio del carcere lungo la stessa via Fontevivo, con i mezzi pubblici, il 12, quello del Favaro, che parte dal centro di Spezia e ha la fermata proprio lì vicino a noi. L'inaugurazione dell'evento a che ora? L'inaugurazione dell'evento alle ore 12 di sabato 19. E per raggiungere il luogo dell'evento si può fruire dei bus navetta messi a disposizione anche dal Comune della Spezia, che collegano i parcheggi delle terrazze di via del Cappelletto con la zona fiera e viceversa. Sui dolci non si risparmia, gli spezzini amano la pasticceria artigianale. Questo è il commento del presidente provinciale dei pasticceri Confartigianato Piero Bezzi e del direttore Giuseppe Menchelli. Sul territorio abbiamo pasticcerie di qualità che negli anni hanno aumentato la loro consapevolezza artigiana. Abbiamo un panorama più variegato e moderno con pasticcerie, cioccolaterie e attività specializzate nel cupcake. Il settore dolciario tiene ancora e recentemente anche i croceristi, soprattutto in città, sono attratti dalla pasticceria artigianale italiana, mentre le colombe pasquali e le uova di cioccolato rimangono prodotti richiestissimi per genuinità e freschezza. I prezzi dei prodotti variano, aggiunge Antonella Simone del Consorzio di Assistenza Tecnico di Confartigianato, il costo delle colombe si aggira dai 18 ai 25 euro al chilo. Mancano 100 giorni allo sbarco dei pirati di Cadimare, il countdown è iniziato ma la macchina organizzativa è in moto già da tempo. A fine marzo l'apertura del cantiere. Vediamo il servizio di Selene Ricco, le immagini sono di Davide Morina. MacP dei Pirati, è partito oggi il conto alla rovescia che ci separa dall'attesissimo evento che da ormai 8 anni anima l'estate spezzina. Mancano infatti esattamente 100 giorni allo sbarco dei pirati di Cadimare. La data è quella del 25 giugno, l'ultimo sabato utile del mese. L'organizzazione sta già lavorando a pieno ritmo e a breve, entro la fine di marzo, il cantiere entrerà nel vivo. A causa di un mancato deposito dove poter preservare quanto ogni anno viene realizzato, per ogni edizione è necessario ricostruire dal principio tutto il necessario. Una fatica fisica e uno sforzo economico che non ci sarebbe se esistesse uno spazio dove poter conservare parte del vestito indossato dal paese in occasione della Notte dei Pirati. La manifestazione era nata come una piccola festicciola di paese durante la quale poco più di un migliaio di persone si trovavano a Cadimare per stare in compagnia, per mangiare sgabei e patatine fritte. Sono passati 8 anni e quella che era una umile e semplice festa di borgata si è trasformata in una delle manifestazioni più importanti e partecipate della provincia. Difficile infatti individuare nei dintorni un'altra realtà in cui nel giro di poche ore si riversano nel solito luogo oltre 30.000 persone. L'associazione Lo Sbarco dei Pirati, presieduta da Stefano Buccellato, sta definendo la partecipazione dei vari gruppi che prenderanno parte all'evento. Al momento è confermata la presenza del gruppo musicale Pietrasamba di Mirko Bonini.
Un altro aspetto su cui si sta già da tempo lavorando è quello relativo alla sicurezza. Oltre alle misure che vengono prese in collaborazione con le forze dell'ordine, la prefettura e la polizia municipale, aumenteranno le forze private su cui l'associazione decide di investire di tasca propria a discapito di altre iniziative. A confermare la presenza di oltre 100 unità è la responsabile della comunicazione Nunzia Imperato, che pone l'accento proprio sul tema sicurezza. Sicurezza sia per i 30.000 ospiti che per quelle 800 persone circa che vivono a Cadimare. Mancano quindi 100 giorni, il countdown è iniziato e la macchina organizzativa sta già da tempo lavorando a pieno ritmo per assicurare un'altra edizione da record. Per il ciclo concerti a teatro promossi dalla Fondazione Carispezza, ieri sera al Teatro Civico la pianista Beatrice Rana e il Quatuor Modigliani hanno eseguito alcune delle più belle e importanti composizioni da camera di Robert Schumann. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini con le immagini di Davide Morina. Un coinvolgente viaggio musicale, quello a cui si è potuto assistere ieri sera al Teatro Civico, nell'ambito del ciclo di appuntamenti Concerti a Teatro, promossi da Fondazione Carispezia, che si confermano ogni volta esperienze musicali di alto livello. La serata di ieri ha visto impegnati la giovane e talentuosa pianista Beatrice Rana, che a soli 22 anni si è imposta nel panorama musicale internazionale, ed il Quatuor Modigliani, affermato quartetto d'archi tra i più importanti al mondo, che si esibisce suonando strumenti ad arco italiani di grande valore, tutti realizzati tra metà 1600 e fine 1700, tra cui un violino di Giovan Battista Guadagnini del 1780. Il concerto è un programma splendido perché, essendo incentrato sulla musica da camera di Schumann, del periodo migliore poi della musica da camera di Schumann, quindi c'è il terzo quartetto per archi e i due pezzi più importanti per pianoforte archi, cioè il quartetto e il quintetto, il programma è splendido. Loro sono magnifici, sia il quartetto che Beatrice Rana, perché lei insomma, alla sua età ha fatto veramente tantissimo, si è dimostrata veramente in un tempo molto breve come una delle persone più brave in circolazione. Il pubblico in sala ha potuto assistere ad un'elegante esecuzione di alcune tra le più importanti composizioni da camera di Robert Schumann, quali il quartetto per archi in La minore, opera 41 numero 3, il quartetto per pianoforte in Mi bemolle, opera 47, e il quintetto per pianoforte in Mi bemolle, opera 44, composizioni che rappresentano il culmine della produzione cameristica di Schumann. Come sottolinea Corbet nella sua enciclopedia della musica da camera, Schumann non ha mai scritto nulla di più originale, di più fresco, di più spontaneo. Il quintetto possiede una gioventù eterna che ha tra le sue qualità l'immortalità. Vedere una giovanissima pianista come Beatrice Rana che calca per le prime volte la scena e che ha la promessa di un grande futuro porta ottimismo per il mondo della musica? Non lo so, è una domanda difficile perché il problema è che i talenti ci sono, le persone brave continuano a esserci, bisogna vedere la società cosa gli permetterà di fare. Insomma, Beatrice Rana è già diciamo, un passo oltre, quindi per lei molto probabilmente andrà tutto molto bene. Insomma. Tanti altri giovani che sono bravi in circolazione, magari non altrettanto bravi come lei, ma bravi, insomma, l'avvenire si prospetta piuttosto duro. La Croce Verde di Arcola si schiera al fianco dei più deboli, questa volta con una raccolta alimentare per aiutare l'associazione Amici di Elsa. L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Arcola e con la fattiva collaborazione dei consiglieri Maru Scaratti e Mauro Valle. I volontari hanno stabilito i centri di raccolta presso i supermercati i Tuo D e Coop Val di Magra, mentre gli altri negozi alimentari, grazie alla collaborazione dei gestori, hanno stabilito i punti di raccolta proprio all'interno delle attività, consegnando poi tutto ai militi.
Sono 16 giovani artisti che saranno protagonisti della mostra evento dedicata alla fotografia che si terrà sabato 19 alle 18 nello spazio del Centro Giovani creativamente organizzata per presentare le attività di Agorà. Agorà, spiegano il sindaco Alessio Cavarra e l'assessore alle politiche giovanili Beatrice Casini, è un nuovo spazio pensato soprattutto per i giovani, una piazza dove l'incontro, il dibattito, l'iniziativa personale possono contribuire a lavorare alla creazione di un collettivo di giovani artisti in grado di proporre e produrre lavori fotografici attuali e divulgabili alla comunità. Veniamo allo sport. Al Sarzana per un punto, il primo scontro di playoff col Follo in Serie C Silver Ligure. Imminente ora il return match al Pala Mariotti, in cui i biancoverdi cercano il 2-0 per qualificarsi al prossimo turno con la Tarros, mentre i follesi sperano a loro volta di vincere per andare allo spareggio. Ne parliamo nel servizio di Andrea Catalani con il direttore sportivo sarzanese Andrea Giannetti. Il Sarzana Basket il giorno dopo, diciamo così, soddisfatti perché in fin dei conti il turno d'andata è stato vinto, un po' inquieti perché questo Follo che al Palariga ha perso di un punto soltanto magari lo si faceva prima un po' più docile e meno ostico. Sicuramente, come hai detto te, la soddisfazione della vittoria è normale. Siamo consapevoli che abbiamo faticato parecchio a portare via i due punti, cioè la prima vittoria nella serie playoff, soprattutto per merito del Follo che ha fatto una partita buonissima con un'intensità ottima, dove ci ha messo in difficoltà essendo sempre presente in ogni situazione dove c'era la palla, anche raddoppiando, e quindi ci ha creato un po' di problemi. Quei problemi che poi ci hanno, ripeto, portato a arrivarci a giocare la partita punto a punto, e soprattutto nei playoff le partite punto a punto sono un rischio. Questo dimostra che bene essere arrivati primi e avere il fattore campo dalla nostra, però bisogna stare attenti perché può saltare tutto tranquillamente se non si affrontano tutte le partite nella maniera giusta, con determinazione, concentrazione e rispetto dell'avversario sempre. Ecco, è ormai imminente il turno di ritorno al Palamariotti questa volta, il turno d'andata, mettiamola così, almeno vi ha insegnato qualcosa o comunque vi ha dato magari dei suggerimenti? Quello che ho già detto, massimo rispetto per gli avversari sempre, ma noi andiamo giovedì a Spezia per provare a chiudere subito la serie playoff. Ci vuole pazienza, però noi dobbiamo cercare queste soluzioni che nella partita di sabato ci sono un po' mancate, ripeto, sia per bravura degli avversari che un po' per demerito nostro. Sarà una partita emozionante da vivere, questo è il commento di mister Di Carlo in vista del derby del Bracco che si terrà domani a Chiavari. Dalla Spezia giungeranno almeno 2000 tifosi. Ma vediamo un estratto della conferenza stampa del mister di questo pomeriggio. Si affrontano due ottime squadre che in questo girone di ritorno stanno facendo un bel percorso. Sappiamo bene che in casa l'Entella è una squadra molto temibile, però penso che lo Spezia vada pari passo a quello che sono i risultati, le prestazioni, e quindi bello vivere questa giornata di sport fra due squadre che stanno molto bene, e sono convintissimo che ci sarà anche da divertirsi sul campo perché ci saranno delle giocate in velocità che chi sarà più bravo per me prevarrà. È un derby bello da vivere, da giocare, emozionante, e soprattutto non ti deve pensare che sia una cosa semplice, quindi la concentrazione, l'attenzione, l'atteggiamento deve essere sempre al massimo, e per noi dello Spezia va bene perché sappiamo bene che quando c'è l'attenzione e la concentrazione lo Spezia ha sempre dimostrato di, almeno fino adesso nel periodo di giorno di ritorno, di essere all'altezza della situazione.
poi ripeto che i particolari sono quelli sempre che ti fanno la differenza nelle partite, e sotto questo aspetto qua si affrontano due squadre che si daranno battaglia in campo sotto tutti gli aspetti, di velocità, degli uno contro uno, della furbizia, perché comunque l'Entella ha giocatori che sono bravi nella scaltrezza, perché si guarda sulle due attaccanti, sono bravissimi a trovare sempre le soluzioni giuste e in velocità, e quindi massima attenzione, rispetto per l'Entella sicuramente, ma dobbiamo avere paura di nessuno, cercare di andare a fare la nostra partita e mettere in campo le nostre qualità, che sono quelle che voglio dalla squadra: coraggio, determinazione, attenzione e intensità di gioco. Vanno fatti i complimenti ad Aietti, alla società, a tutto quello che è l'ambiente Entella, perché è la vera sorpresa del campionato, però anche loro hanno qualche punto debole, le nostre qualità che abbiamo possiamo mettere in difficoltà, l'importante è che ci mettiamo in campo quella attenzione e concentrazione, soprattutto la concentrazione che è fondamentale in queste partite qua, perché gli spazi domani saranno molto stretti, perché c'è grandissima intensità di gioco e bisogna ragionare in un secondo, ok? Non bisogna tenere troppo palla, perché l'aggressività dell'Entella ci può mettere in difficoltà. In chiusura veniamo alle previsioni del tempo. Buone notizie per gli amanti della Fiera di San Giuseppe, perché domani il cielo sarà sereno sulla costa sia al mattino che al pomeriggio. L'umidità sarà su valori medio-bassi, i venti saranno inizialmente moderati o localmente forti da nord o nord-est, in progressivo calo fino a deboli in regime di brezza. Il mare sarà inizialmente mosso o molto mosso a ponente, poco mosso a levante, in calo fino a generalmente poco mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 17 gradi. Per questa edizione questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud. Arrivederci.